chirurgia laparoscopica ha quasi sostituito la chirurgia tradizionale in gran parte degli interventi, e la chirurgia laparoscopica è una chirurgia mini-invasiva, cioè una chirurgia che consente un intervento non attraverso un'incisione chirurgica tradizionale, quindi un'incisione chirurgica ampia, ma attraverso delle piccole incisioni. Queste piccole incisioni possono essere di un centimetro, quindi capite bene come il trauma è assolutamente minore rispetto a un'incisione di 10, 15 o 20 centimetri. E oggi con le nuove tecnologie siamo in grado anche di agire attraverso mini incisioni anche di 3 mm. Quindi la chirurgia laparoscopica è una chirurgia mini-invasiva che consente grandi vantaggi per il paziente. Il paziente, non avendo una ferita chirurgica, ha sicuramente meno dolore post-operatorio. Diciamo che la chirurgia laparoscopica può essere applicata a tutte le patologie addominali, quindi direi che non esistono controindicazioni assolute, eccetto delle controindicazioni per patologia cardiovascolare o respiratoria grave, che controindicano l'anestesia generale e il tipo di anestesia associata al pneumoperitoneo, che consiste nell'insufflazione di gas all'interno della cavità addominale, e quindi sono delle controindicazioni assolute. Le altre sono tutte controindicazioni relative, quindi prima si diceva che un paziente operato in laparoscopia non poteva, operato in chirurgia tradizionale, non potesse essere operato in laparoscopia. Oggi sappiamo che questo non è vero in assoluto, ma il paziente può accedere a un intervento laparoscopico e si può fare in laparoscopia quella che si chiama una viscerolisi, cioè una lisi delle aderenze, e poi procedere all'intervento laparoscopico. Abbiamo detto quali sono i vantaggi per il paziente, quindi meno dolore post-operatorio, recupero più rapido, ritorno all'attività lavorativa in maniera più rapida, e direi che oggi dobbiamo fare un accenno anche a come si è evoluta questa chirurgia laparoscopica. Dagli inizi, oggi noi abbiamo a disposizione una tecnologia che ci permette di avere delle immagini in alta definizione, quindi abbiamo delle telecamere che trasmettono in HD, e quindi una definizione del dettaglio che per il chirurgo è una cosa estremamente importante, quasi meglio della chirurgia open. Quindi oggi abbiamo una definizione in laparoscopia che è superiore alla chirurgia open. Questo si può tradurre in una miglior precisione, e anche nella chirurgia oncologica è stato dimostrato da numerosi lavori che l'asportazione, per esempio, dei linfonodi, che è una manovra che richiede accuratezza e precisione, è equivalente, forse anche superiore, nella chirurgia laparoscopica rispetto alla chirurgia open. Un'altra tecnologia che ci viene incontro e che ha migliorato sicuramente la chirurgia laparoscopica è la tecnologia 3D. Infatti oggi, come esperienza comune anche negli apparecchi di televisori di uso domestico, possiamo avere delle immagini in tre dimensioni. E allora capite bene come per un chirurgo ad addome chiuso avere un'immagine in tre dimensioni in alta definizione può rappresentare un vantaggio enorme in termini di precisione, di percezione dello spazio, di profondità di campo. Tutto questo si traduce in un gesto chirurgico più preciso, meno invasivo, con grandi vantaggi per il paziente. Quindi noi oggi siamo in grado, con questa tecnologia, di eseguire interventi su tutti gli organi addominali, a partire dai parenchimi, quindi dal fegato, dalla milza, dai reni, a tutti anche gli organi, i visceri cavi, quindi stomaco, intestino, e quindi siamo in grado di affrontare una vasta gamma di patologie che vanno dalle patologie benigne alle patologie invece maligne, anche, dicevo, con dei criteri di chirurgia oncologica che sono, direi, accurati ancora di più che nella chirurgia tradizionale, e questo lo vedremo sempre nei prossimi anni.
Qualcosa che si avvicina alla chirurgia laparoscopica e che la completa è la chirurgia robotica. Oggi noi abbiamo a disposizione delle macchine, la più famosa è il robot Da Vinci, che ci consente di operare attraverso piccole aperture e operare in maniera assolutamente precisa, poiché la macchina risponde ai comandi del chirurgo, che la comanda attraverso un joystick, in maniera assolutamente precisa, e quindi ha degli strumenti miniaturizzati che riproducono assolutamente l'articolarità del polso umano. Questo si chiama EndoWrist ed è un avanzamento tecnologico importante, quindi voi immaginate la precisione di uno strumento che lavora in alta definizione, in 3D, con uno strumento miniaturizzato che riproduce assolutamente l'articolarità della mano umana. E non ci dimentichiamo che l'atto chirurgico, keros vuol dire mano, quindi il chirurgo opera con la mano, e con questa chirurgia robotica riesce a operare virtualmente con una mano all'interno di un addome chiuso. E questo si riflette in una serie di vantaggi sia sull'accuratezza dell'intervento, ma anche, dicevamo, sul recupero molto più agevole per il paziente nel postoperatorio.